Salve a tutti da Andrea Picchioverde e da AWA, il canale che parla di esoterismo nella tradizione occidentale. Come saprete, adesso sto seguendo un nuovo filone di video in cui parlo principalmente di un tipo di lavoro per l'ecosistema. Ho fatto un video molto breve. Su un'introduzione alla purificazione che è il primo passo. Quindi adesso ho parlato del rosmarino, vi volevo anche aiutare con una meditazione che si può fare con lo spirito del rosmarino oggi. E poi vediamo se abbiamo tempo, magari introduciamo un'altra pianta per la purificazione. Allora, il rosmarino. Uno dei lavori che possiamo fare con questa pianta proprio per la purificazione, già ho elencato un paio di due o tre esercizi nello scorso video, ma un altro lavoro che si può fare se non abbiamo il rosmarino, comunque è molto difficile, non ce l'abbiamo perché è comunque una pianta molto comune, si usa normalmente in cucina, si può anche evocare lo spirito del rosmarino. Praticamente uno dei lavori per la purificazione che possiamo fare, soprattutto lavora molto bene a livello della mente, potrebbe essere a occhi chiusi attraverso una respirazione lenta e ritmata, solitamente per respirazione lenta intendo una respirazione circolare, quindi di quattro tempi, sia di introduzione dell'aria sia di stop, quindi riempiamo i polmoni, lasciamo per almeno 5 secondi i polmoni pieni d'aria, poi in 5 secondi buttiamo fuori l'aria e rimaniamo 5 secondi senza aria e ricominciamo. Questo è un tipo di respirazione circolare e al ritmo di 5 secondi, ma se siamo in grado di farle anche per più secondi, si può fare anche per più secondi. Se non siamo in grado di reggere 5 secondi, si può fare anche per 4 secondi, ma non sotto i 4 secondi. Questo ci permetterà di calmare la mente, di raggiungere uno stato di pace e poi per poter fare un lavoro più energetico. Allora, il rosmarino, una volta fatta questa respirazione, possiamo chiudere gli occhi e magari visualizzare proprio una pianta di rosmarino davanti a noi, della dimensione, la forma, non ha importanza. Possiamo anche visualizzare un semplice ramo di rosmarino e qui l'importante è poter utilizzare l'immaginazione, quindi ricordare il profumo del rosmarino è molto importante. Se non siamo in grado di ricordarci questo odore, possiamo usare degli escamotage, tipo utilizzando lo stesso olio essenziale di rosmarino, ricordandoci di diluirlo con dell'olio di mandorla o dell'olio di oliva, perché è un olio abbastanza aggressivo, quindi non andrà a intaccare la vostra pelle o bruciarla. Più che altro dovete anche verificare che non siete allergici naturalmente a questo olio essenziale, e poi praticamente una volta che visualizzate questo profumo o lo sentite, praticamente vi connettete al colore viola, viola, porpora, bordeaux. Questi colori sono tutti colori connessi all'energia del rosmarino. Una volta che visualizzate questo colore, proprio immaginate di respirarlo, quindi portarlo dentro questo colore, e che questo colore vada a influire su tutta la vostra aura, su tutti i vostri centri, sul vostro corpo fisico, sui vostri organi interni, e porterà una sorta di purificazione, di guarigione. Quindi questa pianta è connessa esattamente a questo colore. Quindi il viola è un colore di purificazione e di trasformazione. E quindi questo potrebbe essere un esercizio che potete fare anche utilizzando la pianta stessa, il fumo del rosmarino, visualizzare questo colore, prendere questo fumo e poi respirarlo
portarlo su di noi, o se stiamo usando il rosmarino come pianta magica, come pianta rituale, ricordarsi di questo colore che è di cui è connesso il rosmarino. Altra pianta molto comune, si trova molto facilmente in tutta Italia o comunque nel bacino mediterraneo, soprattutto è l'artemisia. È una pianta che viene molto usata anche in Asia e anche in America, anche se loro hanno una variante diversa dalla nostra. Tra le piante più magiche presenti sul nostro territorio c'è l'artemisia, una pianta divina il cui nome deriva da Artemide, quindi ha connotazioni lunari. Signora della luna, della caccia. Nella stregoneria popolare italiana è utilizzata in molteplici modi, viene essiccata e poi bruciata per pulire case e persone. Viene utilizzata per allontanare fantasmi. È un tipo di artemisia asiatica che si chiama moksha. Viene molto utilizzata anche dagli agopuntori per sbloccare i punti energetici dei meridiani. Quindi, come vediamo, è usata anche in altre tradizioni. Tutti dovremmo avere dell'artemisia con noi nei momenti di forte oppressione e frustrazione. Il suo fumo libera ad ogni malignità e o corruzione. È un fumo un po' pesantuccio, vi avviso, non c'ha proprio un buon odore l'artemisia bruciata, però ha questa efficacia, quindi è bene magari fare areggiare anche la stanza o l'abitazione o la casa dopo aver usato questo fumo su di noi. Ha un odore molto agre, quindi non è proprio piacevolissima, però ci sono piante che bruciate hanno un odore più piacevole, tipo il rosmarino è molto più piacevole. Un antico incantesimo della tradizione italiana descrive che mettendo dell'artemisia nelle scarpe che utilizziamo normalmente e poi fare un pediluvio con un'infusione di questa pianta alleggerisca l'animo e rinforzi le tue gambe, proteggendo il tuo pellegrinaggio da incontri indesiderati. Mettere un mazzetto essiccato di artemisia legato con uno spago di cotone o lana rossa sopra la porta di casa allontana quasi ogni genere di spirito maligno e mantiene la casa protetta e pulita. Naturalmente, sto mazzetto di artemisia andrebbe cambiato una volta l'anno. Quindi si fa per un anno, poi si brucia e se ne prende un altro. Visto che siamo a 7 minuti, parliamo di un'altra pianta che è l'angelica. L'angelica è molto utilizzata anche come infusione, infatti per l'infuso di angelica, di radice di angelica, è ottimo per molti scopi, ma anche per pulire la nostra energia, sia berla sia usarla come infuso da bagno. Di questa pianta si usa specialmente la radice, è un connettore con le parti più divina che vive dentro di noi, quindi richiama proprio la parte divina, l'anima, lo spirito o le guide, quindi angelica, angelo, ricordiamoci, quindi chiama le forze angeliche anche, tenendo alla larga la corruzione, il basso astrale si può bruciare utilizzando come un incenso, quindi si può bruciare questa radice essiccata, si può bere come infuso e per i bagni. Tra le sue molteplici facoltà, questa pianta ti connette con le tue guide spirituali o con quelle entità positive che ti accompagnano da quando sei nato o nata. Poi abbiamo il salice. Questo prezioso albero crea spazi intorno a te. Il salice è connesso alle energie lunari ed esattamente come l'artemisia, uno spirito verde che protegge il nostro territorio, il focolare, la casa. Quindi è un ottimo protettore per la casa. Uno dei metodi tradizionali per usare il salice è attraverso i suoi rami flessibili. Quando sono ancora freschi, si devono piegare creando dei cerchi più perfetti possibili, o si intrecciano i vari rami e poi si crea un cerchio. Solitamente si devono creare 9 cerchi che poi verranno legati tra di loro.
Quindi i nove cerchi sarebbero nove rami, vengono legati o vengono intrecciati per poi creare questo cerchio unico che viene legato con del filo di cotone rosso e bianco, quindi due fili. Ora posizioniamo il cerchio sul portone della nostra casa o sopra il caminetto a protezione della casa e per la sua purificazione. Si possono anche portare con sé nove foglie essiccate di salice in un sacchetto di cotone rosso e bianco per permetterci di sentirci sempre a casa anche in territori apparentemente inospitali, ecco. Ed infine, non elencherò tutte le piante di purificazione, ma solo alcune. Questa sarà, per questa sezione sarà l'ultimo video che farò di purificazione, poi andremo, di piante di purificazione, poi andremo a specificare come ripulire i territori, i luoghi, magari parlando anche di rituali che si possono fare. La betulla, anche conosciuta come la signora bianca, questo è un nome molto comune di questo albero, da sempre considerata la regina dei boschi, anche la betulla è un albero dalle forti energie femminili, sia associata alla luna che a Venere. Uno dei metodi utilizzati da sempre nella tradizione stregonesca europea è la purificazione con i rami di betulla. Si prendono delle fronde giovani e si percuotono sul corpo come se fosse una frusta. Questo in realtà viene usato soprattutto in zone della Siberia, ma in Nord Europa viene molto usato come per purificare l'energia delle persone, proprio si dà delle frustate, naturalmente senza fare del male alla schiena della persona con questi rami freschi. Inoltre, rimane questa pianta, si utilizza anche per spazzare via l'energia negativa, utilizzata come una sorta di scopa, la scopa di cioè di rami di betulla. Bene, questo bene o male è. Vi ho parlato di alcune piante che trovate facilmente sul territorio italiano, ce ne sono molte altre come la ruda, anche il dragoncello ha delle proprietà, però il dragoncello fa parte della famiglia delle Artemisie, quindi è sempre un'artemisia, per esempio, però ci sono una marea di piante di purificazione, però ho scelto delle piante che sono bene o male facili da trovare e da utilizzare. Bene, adesso in futuro farò un prossimo video in cui parlerò specificatamente di alcuni rituali di purificazione dei territori. E così che andremo ad analizzare anche metodi diversi e che vadano a purificare non solo da un punto di vista fisico, ma voglio dire energetico, ma anche fisico, e che ci vada ad aiutare ad alleggerire il luogo e che sia anche utile all'ecosistema. Bene, vi ringrazio per avermi ascoltato, vi saluto e ci sentiamo a presto da Awa. A presto.